Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan e siamo qui ragazzi nuovo con NBA 2K16. Come si vede dalla maglietta, no? Dei Bulls, si capisce. Siamo di nuovo con la mia carriera, con il nostro, il mio personaggio. Ma è del canale, il nostro, è anche vostro. Quindi speriamo che vada bene. Ancora dico sempre di cambiare quei cacchio di vestiti al giocatore, ma non lo faccio mai. Vabbè, non lo voglio fare durante il gameplay perché perdo tempo. Vabbè, andiamo a vedere subito cosa fare. Allora, vediamo cosa ci dice. Abbiamo il giorno libero? No, dobbiamo giocare contro i New York. Quindi dobbiamo fare direttamente la partita per adesso. Poi dopo abbiamo il giorno libero e magari decidiamo se fare l'allenamento o passare il tempo con i fan o passare il tempo con i compagni. Nei commenti mi era arrivato un commento a dire: prova a passare il tempo con i fan adesso, visto che hai fatto le altre due, fai la terza e vediamo cosa succede. Dopo magari faccio così, ma credo che mi guadagno solo 50.000 tifosi e non mi servono tanto al momento. Quindi è meglio l'affiatamento squadra e l'allenamento. Vabbè, partiamo intanto, facciamo partire il caricamento, gioca partita, speriamo di giocare bene. Mi avete chiesto anche nei commenti di aumentare il tempo di ogni quarto, così da giocare più tempo e fare più punti. Ma poi che sfizio c'è? Poi il gameplay dura pure 3 ore così, invece ho messo le partite nel tempo giusto. Così, quando mi guadagno i minuti, in quel poco tempo, che ho, mi devo guadagnare i minuti, e così poi dopo va meglio, capito? Vediamo come va questa partita. Ed ecco Chicago Bulls. Giochiamo in casa allora. Giochiamo a Chicago di notte. No, di giorno. Saltiamo i filmati. Oh, la testa di Derrick Rose gigante quella c'aveva. Eccolo qua, grande campione. Il numero uno. Pure un bug è entrato nel corpo del compagno. Così alla cacchio. Vabbè. Ah, questi bug. Ma guardateli che grafica, ragazzi. Sono proprio reali i giocatori. Cioè, sono venuti nella mia cameretta. Quindi contro i New York. Vediamo. Bella squadra, assolutamente. Grande squadra avversaria. Speriamo di giocare bene. Se non vi siete visti lo scorso gameplay, andatevelo a vedere. E partiamo con la partita. Proviamoci da tre, vai il primo tiro la butta dentro, grande, primo tiro da tre, la butta dentro e fa andare a 4 punti di distanza Amendola, grande. Recupero, andiamo in attacco, in contropiede, passa da lui, buttala dentro, grande. Fallo, va bene così, abbiamo fatto un grande contropiede, ho preso il rimbalzo, quindi bene. Grande passaggio, buttala dentro, dalla di nuovo a me che è meglio. Cerchiamo di smarcarci, vai di là, vai sul lato, bravo, buttala dentro, la dà di nuovo a me. Prova a inserirmi ragazzi, ci provo. Una finta. Ole! Vai dentro, grande, la butta dentro. Doppio movimento a canestro, siamo a C+. 5 punti, mamma mia, sta andando benissimo sta partita. Le abbiamo lasciati a 7 punti loro, quindi stiamo vincendo pure. Benissimo. E ancora un rimbalzo per Amendola, grande. Dagliela, vai. Ma pure assist. Mamma mia, siamo arrivati a B- in una sola giocata. Grande partita, ragazzi. Non ho sbagliato una palla. Sto giocando alla perfezione. Speriamo di continuare così. E un altro rimbalzo ancora, vai. Corriamo in avanti. Dagliela, buttala dentro. Fallo, va bene. Passaggio che porta a fallo, quindi va bene. Cioè li abbiamo lasciati a 7 punti loro. Siamo a 17. Grandissima partita. L'ultima azione del primo quarto. Vai, passala a me, tiriamo da 3. Vai, buttala dentro. No, non c'è andata stavolta. Ho sbagliato il primo tiro, ragazzi. Vabbè, ci ho provato, erano gli ultimi secondi. Forse la dovevo trattenere un altro po', ma va bene. Pessima stoppata, che stupidata. Vai, il rimbalzo. No, è andata dentro. Da 3, che bagarospo. Ho fatto la stupidata alla fine, ragazzi, alla fine del primo quarto. Ma siamo a 9 punti di distanza. 3 rimbalzi, 5 punti, assist. Grande partita, ragazzi, sono contentissimo. Vediamo un po' come va avanti. Grande, come se lo dribla. No, è fallo. Stavo andando proprio a schiacciare, perfetto. Un'azione, uno smarcamento proprio da pro player. Proviamo i tiri liberi, vediamo se li buttiamo dentro. Siamo a 5 punti, 3 rimbalzi, un assist.
Quindi vai. E va dentro il primo. Il primo va dentro, grande. Buttiamo anche il secondo. Vai Amendo, vai, credo in te. Grande, diretto. Dico, riuscimento sbloccato. Segna due tiri liberi su due. Grande. Si smarca, grande serie di passaggi. Dalla di qua, buon passaggio ancora. Dalla a me di nuovo. Ci provo. Vai, vai dentro. No, non è andata, ti ho fatto lassù. Perché tiro sempre da tre, ragazzi? Ma porca miseria, sono uno stupido. Perché voglio fare punti, voglio fare, vai. No. Mannaggia, mi stanno arrivando. Non devo fare più stupidate. Non devo giocare di squadra. Me lo devo mettere bene in testa. Serie di passaggi, vai. Dagliela là. Buttala dentro adesso. È grande assist. Così è meglio. Così si gioca. Buttati dentro. Buttati dentro. No, 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 non ce la faccio. Non ce la faccio. Mi stoppa. Vai, vai. Dalla a me adesso. Bravo. Sono da solo. Ci provo. E meno male che dovevo giocare di squadra. Ma porca miseria, è più forte di me. Ero da solo, però mi sono allontanato troppo dal limite dell'area. E per quello ho sbagliato, mi sa. Ragazzi, è più forte di me. Il dito va da solo quando devo tirare da tre. Fa pure rima. Grande serie di passaggi e la butto pure dentro. Grande, non è da tre però, mannaggia. Siamo solo a 3 punti, mancano 30 secondi alla fine del secondo quarto. Speriamo bene di riuscire a vincere la partita. Voglio vincerla, questa voglio vincerla adesso. 11 secondi, ce la facciamo a fare il tiro da tre, gli ultimi secondi, vai. Smarchiamoci, vai di qua. Buttala dentro. E vai, va dentro. Tiro all'ultimo secondo. E vai, finalmente ce l'ho buttata una. Grande. E vai, all'ultimo secondo. Lì distanza di 4 punti. Grandissimo Amendola. 10 punti già. E siamo solo al secondo quarto. Sto già a 10 punti. Grande. Recupero. Grande, rimbalzo in attacco. No, mannaggia, rimbalzo offensivo ho preso. Però poi mi hanno fatto fallo, quindi tiri liberi. Buttiamoli entrambi di nuovo. Stiamo vincendo di 6 punti. Vai Amendola. E il primo, perfetto. Pure il cerchietto verde mi ha dato. Grande. Vai il prossimo. Vai che facciamo il riconoscimento di nuovo. E vai, fai registrare 4 tiri liberi realizzati consecutivamente. Grande. Benissimo. Altro rimbalzo. Ragazzi, questa è la partita perfetta. Falla buttare dentro, Butler. Passaggio, assist. Mamma mia, che sto combinando in questa partita. La partita perfetta, ragazzi, assolutamente. A meno 12 punti. Mamma mia, che statistiche. Sono finito nella panchina io, ma che cacchio. Avevo visto una bella ragazza e mi sono tuffato. Ragazzi, mi ha sostituito e mi ha fatto entrare gli ultimi secondi. Vai, buttiamola dentro, vai. Oh, grande. 4 punti in aria in una partita, grande. Mamma mia, quanti cacchio di riconoscimenti sto facendo. Mi ha fatto entrare gli ultimi secondi e li abbiamo distrutti. Siamo 85 a 68, quindi distanziati di 17 punti, perfetto. Siamo ad a meno di valutazione. Meglio di così non si può andare. Vai, dalla a me. Andiamo in attacco. Passaggio dietro, dalla di qua. Questi secondi ce li vediamo tutti. Dalla a me, vai. Smarchiamoci, di qua di nuovo. Mamma mia, che serie di passaggi. No, ho fatto la stupidata quella. Ma vai, la recupera. Vai, scatta in attacco. Gli ultimi secondi, schiacciala. Alla Michael Jordan. Realizza una giocata da replay. Guardate là, guardate. Ma questa partita è alla grande. I New York Knicks non hanno fatto proprio un cavolo. Ruba è stoppata, schiacciata. Mi sta dando di tutto. Grande vittoria, ragazzi. Partita perfetta. Mai fatto tutti questi punti. Record, contra record, assist. Ma guardali come esultano. Voglio vedere se sono il migliore, se sono stato il migliore in campo. Assolutamente, ragazzi. Adesso l'allenatore mi deve far giocare più minuti.
Guarda lì, guarda come sono contento e sorridente. Vediamo un po' se sono stato il migliore in campo. Credo di sì. Voto, prestazione buono. Voto compagno A. Soddisfazione allenatore B. Migliore in campo. Vedete, mi ha dato il bonus di 20 visti come migliore in campo. Non mi fanno l'intervista a me, però. Ma voglio io l'intervista. Vabbè, saltiamo. Voglio vedere quando annunciano dopo il giocatore Jordan. Voglio vedere cosa dicono. E infatti, post partita, adesso devono dirlo. Voglio sentire. Alziamo il volume della TV. Jordan Player. Eccolo qua. Jordan migliore in campo. Grande, guarda là, guarda. 16 punti, 3 assist, 5 rimbalzi. Guarda là, guarda. Era, sta dicendo, era un grande giocatore alle superiori, al college. Detto, il gioco era proprio sotto il suo controllo. Grande ragazzi, grande, possiamo andare avanti, va bene così, va bene così. Grande partita ragazzi, vediamo un po' adesso cosa fare il giorno libero e poi ci salutiamo. Allora, prima vediamo le statistiche tutte quante. 16 punti, record dei gameplay, mai fatti così tanti punti. 5 rimbalzi, 3 assist, 0 stoppate, una palla rubata. Meglio di così in 8 minuti che ho giocato. Grande. Allora, vediamo un po' cosa succede. Facciamo, vediamo il menu, no, questo qua, quest'altro qua. Mi stanno telefonando. Che è successo? Messaggi di Domo, controlla le mail, Freak, troverai un'offerta di sponsorizzazione di Stan Sox. Va bene, mi ringrazi dopo. Ok, va bene, Don Pagnotti. Vediamo un po' invece gli altri feed cosa dicono, feed della Lega, i miei feed. Stasera Frico è stato fenomenale, la sua eccezionale prestazione in difesa ha motivato l'intera squadra. Ma non solo in difesa, non solo. Grandissimo, grandissimo, bello, bello. Mi piace, mi piace. Vediamo sponsorizzazioni. L'offerta... Frico, oh, 500, so che non vedevi l'ora di saperlo. Stan Sox ti offre 500 in cambio di 3 giorni partecipazione ai loro eventi nei tuoi prossimi 5 giorni liberi. Abbiamo 4 giorni per rispondere, controlla il tuo calendario e decidi. Ragazzi, questo sarà il primo sponsor che accettiamo. Quei 500 mi fanno comodo. Accetta. Quindi abbiamo accettato. Dobbiamo andare a 3 eventi. Ok, perfetto. Quindi, allora, vediamo nei prossimi 5 giorni. Facciamo questo. Ragazzi, allora facciamo per lo sponsor. Più quest'altri 2 per lo sponsor. Facciamo poi. La prossima partita è... Però il prossimo gameplay, siccome c'è lo sponsor che è veloce, nel prossimo gameplay, ragazzi, facciamo 2 partite. Facciamo... questo contro i Toronto e quest'altro contro i Brooklyn. Le facciamo entrambe nel prossimo gameplay. Quindi il prossimo gameplay 2 partite. Vediamo un po' prima. Quindi facciamo, andiamo con lo sponsor. Per andare con lo sponsor cosa faccio? Così. Mi potrà scrivere il tuo giorno libero? Sì, così. Andiamo all'evento. Mi dice mi fa fare qualcosa? No. Non c'è filmato, non c'è niente della mia partecipazione all'evento. Vabbè, va bene così. Mi aspettavo qualche fotografia, qualcosa. Andiamoci ad aumentare prima. Miglioramento attributi. Abbiamo 2700 VC. Io direi di potenziare un po' il tiro. 2100 ci vogliono. Un altro po' il tiro, così i tiri da 3 vanno di più dentro. Quindi potenziamo questo qua, ragazzi. Tiro in sospensione, livello 9. Perfetto, abbiamo altri 600. Possiamo aumentare da qualche altra parte. Qui ci vogliono 800. Qui 650, no, 616. Niente. Va bene così, ragazzi. E questo era il gameplay, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate della partita, cosa posso migliorare come sempre, perché anche se ho fatto la partita perfetta, si può sempre migliorare, assolutamente, sempre, sempre, sempre. Vediamo un po' come va con questo sponsor e con il resto della carriera. Ragazzi, iniziate a scrivermi le vostre sfide che volete vedere su NBA, perché ritornerò a fare le sfide, visto che la carriera adesso sta avanzando un po' lentamente. Allora faccio ogni gameplay 2 partite e faccio ogni tanto qualche domenica faccio le sfide. Scrivetemi nei commenti se siete d'accordo e scrivetemi le sfide. E niente ragazzi, se poi il gameplay vi è piaciuto come sempre, cliccate un bel mi piace. Iscrivetevi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti per tanti video di NBA 2K16 e tanto altro. E che dire ragazzi, se poi il gameplay non vi è piaciuto, cosa che può capitare purtroppo, che il gameplay non vi sia piaciuto da parte di tutti i New York Knicks che hanno perso
Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola, Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a tutti!